Mi è piaciuta? Sembrate un po' sottotono, ora dopo uno spettacolo di questo tipo in realtà si dovrebbe esultare molto, ma molto più forte. Allora, alle grande, e poi così, allora, uno, due, tre. Per il carnevale estivo, uno, due, tre. L'arte di sedurre con ironia, se vogliamo. Adesso io chiamo qua i Di Maggio Brothers, venite ragazzi, uno, due, tre, per i saluti, venite, dai, e poi voglio assolutamente lui che ha voluto tutto questo, lui che ha organizzato tutto questo e che sarà presente, vieni, dai, non fare il timido, eccolo, Fabrizio Gatta, facciamo un applauso. Grazie per questo show, grazie per avermi voluta qua, grazie per aver messo su tutto questo spettacolo fantasmagorico, come ha detto uno oggi dietro, è stato veramente esplosivo. Sì, effettivamente sono molto contento di essere riuscito, grazie al nuovo presidente della Fondazione Carnevale Alessandro Santini, perché avevo veramente perso le speranze di poter riportare il Rockabilly a Viareggio. Grazie al nuovo presidente che ha creduto in questo progetto, sono riuscito a portare sul palco il direttore artistico dell'altra edizione del Rockabilly. Sono contento di aver portato Serena a far parte di questo gruppo. Abbiamo avuto questa sera Scarlett Martini, che è l'art director del Burlesque Garden, che potete vedere il 20, 21 e 22, e spero vivamente che Alessandro lo inviterei sul palco. E...